L'autunno è la stagione migliore per i collezionisti d'arte in cerca di affari. Lo sanno bene le case d'asta di New York, le storiche Sotheby's e Christie's, che dall'11 al 14 novembre prossimo si preparano a battere dipinti pregiati. Ecco Blu su rosso di Mark Rothko, una vera esplorazione del colore. Quelli tra il 1950 e il 55 sono considerati gli anni migliori di Rothko. È una composizione rara perché non sempre mescolava colori freddi e caldi, e avere blu, rosa e arancione nella stessa composizione è piuttosto raro. Si stima che verrà venduto per 25 o forse 35 milioni di dollari. Chi punta ad opere più, si fa per dire, economiche, potrà tentare di accaparrarsi questo dipinto di una piscina ad Hollywood di David Hockney per 6-8 milioni. Claude Monet guida la sezione impressionisti. All'asta andrà quest'opera della sua serie londinese. Il fascino che Monet subiva per il momento fugace è incarnato da questa immagine del tardo pomeriggio. Vedete la rappresentazione dell'industria, i fumi che si alzano sul ponte. Infine Picasso. La sua donna sulla sedia e busto di uomo saranno accompagnate dal martelletto del banditore per cifre tra i 12 e i 18 milioni.